Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati. Due minuti dopo il consueto orario delle 20.30, 20.32 in diretta su TV Oggi Salerno. Amici Granata, ancora una volta la puntata del giovedì che si trasforma in una vigilia attesissima, perché domani sera c'è il derby contro la corazzata Benevento alla Rechi, sotto i riflettori del Principe degli Stadi, davanti alle telecamere di Mamma Rai e anche di DAZN. È un momento delicatissimo per la Salernitana, eppure siamo soltanto all'anticipo della quarta giornata di ritorno. È un momento in cui ci si scambia battute a suon di comunicati, di lettere, di chiarimenti, per stemperare una tensione che francamente facciamo fatica a capire da quale virus possa essere stata innescata. Sta di fatto che ieri una lettera aperta, a cuore aperto, da parte del copatron Marco Mezzaroma ha fatto da prologo ad una altrettanto lettera tesa a voler stemperare i toni da parte addirittura del sindaco, del primo cittadino Enzo Napoli. Oggi un comunicato da parte degli ultras Curva Sud Siberiano e prima ancora un blitz da parte di un manipolo di capi storici della tifoseria Granata nella seduta di rifinitura che la Salernitana ha sostenuto questo pomeriggio all'ultimo minuto, con Gregucci che viaggia verso la conferma per 10 undicesimi dell'11 che ha pareggiato in maniera incolore all'Euganeo contro il Padova sabato scorso. Tanti gli argomenti che addirittura paradossalmente rischiano di passare o far passare in secondo piano una partita importantissima come quella con il Benevento alla Rechi, un'occasione di riscatto dopo i 4 ceffoni pesantissimi subiti nel girone d'andata, e con un campionato ancora tutto da giocare, con 2 punti soltanto dalla quota playoff, sebbene la porta minima dell'obiettivo stagionale, a dispetto di quelle che possano essere più o meno le dichiarazioni di rito. Un momento davvero molto molto importante e particolare, in cui sicuramente un successo potrebbe provare a stemperare dei toni che francamente facciamo fatica a capire da chi possano essere stati innescati. Il tutto a corredo, e non è certo un bel corredo, con un rischio di minimo storico sicuramente per un derby, perché domani sera alla Rechi non si arriverà neanche, probabilmente mi auguro di sbagliare, di essere smentito dai fatti, non si arriverà neppure a quota 10.000, anzi probabilmente saranno circa 9.000 gli spettatori, compreso i 1.500 presenti tifosi del Benevento che arriveranno alla Rechi a sostenere gli stregoni di Cristian Bucchi. Scusate la lunga introduzione che mi consente, mi permette, mi impone di aver fatto prendere tempo e fiato al parterre di questa sera. Buonasera a Mauro Mazzarella, amico e collega e caporedattore di Salernitana News. Buonasera a te Eugenio e a tutti gli amici in ascolto. Buonasera a Chicco Paglionico, tifoso storico, comico, e c'è bisogno forse anche da questo punto di vista di stemperare i toni dei Villar per bene, con una carriera sfavillante alle spalle e ci auguriamo, anzi sicuramente, all'orizzonte. Buonasera. Ciao, ciao a tutti, ciao Eugenio, buonasera a tutti i telespettatori da casa di TV Oggi. E buonasera e grazie per aver raccolto il mio personalissimo invito, perché non era in scaletta. Io non ho problemi a dirlo, non era in scaletta. Cioè, eravamo due. Io ho chiesto la cortesia alla terza persona che era in scaletta di fare spazio e posto, perché a livello istituzionale, a livello di tifoso storico, Angelo Caramanno, oggi rappresentante dell'istituzione perché assessore allo sport, ieri, ma anche oggi, sempre tifosissimo della Salernitana, credo che la tua presenza, assessore, buonasera, grazie di aver raccolto buonasera il mio invito. Grazie. Buonasera. La tua presenza oggi, stasera, last minute, è d'obbligo, si impone per cercare insomma di capire, di avere anche un confronto con le istituzioni. Io partirei proprio dalla lettera del sindaco, insomma la prima volta che il sindaco Napoli interviene su un qualche cosa che gradirei anche tu potessi provare a chiarirci. Allora, Rosa, buonasera e grazie. Partiamo dalla premessa. Assessore per caso e tifoso per professione, quindi va bene. Mi piace per lo slogan, poi Chicco se le metabolizza tutte. Quindi voglio dire, è di tutta evidenza che le mie esternazioni sono fortemente condizionate dal mio ruolo istituzionale da un lato, ma soprattutto dall'amore per la sanità dall'altro. Diciamo che
Ciò che ha detto il sindaco dice una cosa che è poi condivisa dal comunicato della Curva Sud. Tutte e due diversamente dicono andiamo tutti allo stadio. Da un lato si dice sosteniamo la Salernitana, dall'altro lato i ragazzi della Sud dicono non faremo mai mancare il nostro apporto, il nostro supporto alla Salernitana. Fra l'altro mettendo in campo un comunicato che piuttosto che in maniera, come dire, determinata e negativo, io leggerei in positivo, parlo del comunicato della Curva Sud, perché mostra una serie di aperture, paventa un forte dispiacere per una situazione rispetto alla quale, in questo momento sto parlando da tifoso piuttosto che da amministratore, neanche io pensavo ci potessimo trovare. Io, ad onore del vero, qualche mese fa non mi sarei aspettato un campionato come quello che stiamo facendo. Devo essere onesto. Anche io, come tifoso, pensavo che potessimo fare meglio. Ce la possiamo ancora fare, voglio dire. Quindi siamo ancora in una situazione di classifica tale da... Però prima delle tre sconfitte consecutive, diciamo che eravamo arrivati proprio a una posizione di classifica che cominciava anche a farci sognare. I ragazzi della Sud aprono in maniera determinata, chiara, una serie di riflessioni e soprattutto mettono sul tavolo una serie di prospettive mancate, ma anche ancora attuabili. E soprattutto chiedono, come dire, piuttosto che una condivisione, perché poi penso che, come dire, ognuno deve fare il suo, la società deve fare la società, i tifosi devono fare i tifosi, però una piattaforma di condivisione di una serie di scelte che riguardano poi quello che non è un oggetto sociale e non è un oggetto amorfo, ma è un contenitore pieno d'amore che è la Salernitana. Quindi è evidente che il tifoso della Salernitana, piuttosto che il ragazzo della Sud, insomma, ma siamo uguali, ha difficoltà a concepire una gestione assolutamente manageriale. Lasciamo perdere, poi dei risultati ne parliamo di qui a qualche attimo, fredda. Ma non lo so fino a che punto, scusami assessore, perché è vero quello che dici, però i risultati molto spesso, probabilmente anche in passato, perché la gestione manageriale dai tempi di Lotito è sempre stata quella, soltanto che è stata supportata dai risultati e Lotito si è potuto permettere quello che probabilmente a Salerno non si è permesso e non è stato consentito a nessuno, proprio supportato dai risultati e forse anche da due fallimenti che hanno inciso tanto, insomma, sulla tifoseria che è andata perentoria, penso che l'hai letto a menadito il comunicato, parla di mancanza di progetto, parla di un centro sportivo che non c'è, parla di quell'attività manageriale di cui parlava, punta l'indice anche contro una certa stampa. Allora, io sulla certa stampa non mi permetto neanche di entrare. Io dico semplicemente che questa è la piattaforma, la prospettiva rispetto alla quale la tifoseria apre piuttosto che chiudere. Parla di una mancanza di progettualità, ma la chiede in fondo. La chiede. Ne denuncia la mancanza, ma la chiede. E chi chiede, oppure chi denuncia la mancanza di una cosa è perché ha voglia che ci sia. Questo è il ragionamento che faccio io. Quindi voglio dire, probabilmente siamo ancora in tempo a cercare di capire se si può effettivamente tentare di condividere, tra virgolette, ognuno nelle rispettive momenti, un percorso condiviso, un percorso che abbia delle progettualità. È vero, tu dici una cosa correttissima, noi veniamo dai fallimenti, quindi voglio dire, meglio questo che quello, poi gli altri sappiamo qual è l'alternativa, insomma. Certo. C'è tutto estremamente chiaro, ma c'è anche estremamente chiaro che voglio dire che il dubbio amletico che passa nella mente del tifoso, questa squadra non può andare in Serie A perché la proprietà non può andare in Serie A, quindi non ce la faremo mai, ovviamente anche questo rischio giuridico acuisce ovviamente il dubbio di chi già ne ha per altri motivi, è fuori discussione, insomma mi sembra un fatto evidente. Però io dico la verità, io il comunicato della Sud lo leggo ancora come un momento di grande apertura, di grande apertura. Un comunicato, scusami assessore, coinvolgo Mauro, che si chiude con questo scempio. Eh sì, è una cosa. Cioè, la chiosa è questo scempio
non fermerà qui, insomma, il nostro attaccamento. Quindi un significato che il manipolo di Ultras oggi ha voluto trasmettere ancora una volta alla squadra, dimostrando attaccamento, legame per tutti i 90 minuti e anche oltre, però insomma parla di scempio. Questo scempio non fermerà il nostro attaccamento. Sì. Ora, al netto di tutto questo, e poi voglio coinvolgere tutto il partito, mi rendo conto, domani c'è una partita, però insomma, è passata in quarto piano, signori. Ma sapete perché? Perché io pregherei il nostro Peppe Maglio in cabina di regia di inquadrare la classifica. Noi siamo all'anticipo della quarta di ritorno. La Salernitana è a 2 punti dai playoff. Appunto. Ora, probabilmente non è certamente il cammino che ci si aspettava e chi si auspicava all'inizio di stagione, come diceva Caramanno, il tifoso Caramanno. Ma certamente non è un fallimento totale. Io credo che in tutto questo ci sia, e tanto anche il mercato di riparazione di gennaio, che non ha portato in dote probabilmente quello che la piazza auspicava. Assolutamente sì, Eugenio, il tutto nasce da lì, poi magari dopo ci addentreremo in quello che è stato il comunicato di Mezzaroma, perché volevo dire la mia in primis sul comunicato del sindaco. Credo che si sia andato a mettere su un terreno minato, e francamente mi viene da dire, ma chi gliel'ha fatto fare? Non fosse altro perché questo comunicato denota una scarsa conoscenza della situazione, o quantomeno dei consigli che gli sono arrivati non propriamente saggi, perché parlare di clima deprimente di sfiducia senza interrogarsi dei motivi che hanno portato a questo clima deprimente di sfiducia, limitarsi a fare un appello alla coesione generale, credo che sia stato abbastanza inutile e fuori luogo anche in questo momento, andando a leggere poi quelle che sono state le reazioni dei tifosi e dei cittadini al posto su Facebook. Penso che in tanti non l'abbiano presa bene. Volevo tornare anche sul comunicato dei tifosi, di cui sposo appieno una parte, mi ricollego anche alle dichiarazioni dell'assessore. Il fatto che la Salernitana abbia subito 2 fallimenti, oppure che lo scorso anno ci sono state 3 squadre che non si sono iscritte al campionato e che Palermo magari rischia di non finire il campionato attuale o di non partecipare al prossimo, questo non è un merito della Salernitana, è un demerito altrui. Cioè, non bisogna far passare dei meriti altrui per meriti dell'attuale dirigenza, che sta semplicemente ottemperando a quelli che sono i principi basilari, perché la Salernitana è un'azienda e come ogni azienda i dipendenti vanno remunerati e pagati. Quindi questo credo che sia l'ABC, per cui non bisogna far passare questo come un merito o un aver vinto la Champions League. Condivido il discorso che facevano gli Ultras anche sulla pressione, perché se mi parlate di pressione con 6-7 mila spettatori al campo, allora quando ce n'erano 40.000 giocatori dovevano giocare con i bodyguard, e poi in pressione di che? Abbiamo gente in rosa che ha fatto anche partite a livello internazionale, mi riferisco a Djuric, che è uno di quelli che ha avuto il rendimento più scarso in questo campionato. Djuric ha giocato con la maglia della nazionale 14-15 partite anche importanti, per cui dovrebbe essere calciatori abituati a convivere con le pressioni, e se non sono abituati a convivere con le pressioni, se subiscono le pressioni, certamente non ce la si può prendere con calciatore, ma semmai chi ha portato un calciatore inadeguato al contesto. Quindi è un'analisi che andrebbe fatta a 360 gradi. Poi il comunicato degli Ultras tocca anche altri temi, in primis il discorso settore giovanile, e lì parlano i risultati e quindi c'è poco da aggiungere. In seconda istanza il centro sportivo, quest'anno si era detto che la Salernitana finalmente aveva una casa in affitto, apro e chiudo parentesi, ma neanche così, perché comunque si continua ad andare in itinere tra vari campi e non avere una dimora fissa. E poi il discorso dei giornalisti, francamente non commento, anche perché sono parte in causa, non mi sento chiamato in causa perché cerco di fare questo lavoro con massima correttezza e deontologia, però credo che sia sempre sbagliato andare a sparare nel mucchio, perché se c'è qualcuno che offre un prodotto non gradito, basta cambiare canale o comprare un altro quotidiano, e quindi si può tranquillamente ascoltare altre voci, per cui è una situazione veramente di cortocircuito, e credo che la classifica da questo punto di vista sia relativa, perché tutta la situazione che si è venuta a creare è una situazione veramente profondamente incancrenita, e la proprietà deve interrogarsi sui motivi che hanno portato a questa situazione. Chicco Paglionico, io personalmente, non per dovere e per deontologia, devo anche toccare l'argomento giornalistico
che è stato chiamato in causa dagli ultras con questo comunicato, tra le righe, insomma, a proposito di Mauro, diceva non, insomma, magari è grave sparare nel mucchio, proprio il comunicato dice: giornalismo distruttivo e denigrante, una parte naturalmente, combatteremo contro tutti quelli che vogliono il male di questa maglia, e insomma lo imputano il fatto che combattere il museo e l'esternazione di questa proprietà è intesa offendere la storia della Salernitana, la sua gente, magari cavalcare l'onda del malcontento, ma una volta tanto vogliamo generalizzare, rischiando di sparare nel mucchio per colpire qualcuno, perché se tra giornalisti è vero, c'è tanti o pochi, non è questo il punto, chi è veramente un estenatore ricevente è corretto, allo stesso momento è altrettanto vero che nessuno tra loro prende posizione contro chi infanga la loro categoria e quindi loro stessi. Non facciamoci influenzare ancora di più da chi dovrebbe rappresentarci, ma non lo fa in modo adeguato. Non proviamoci quello che per noi è il più grande amore, la Salernitana siamo noi. Tutto questo, Chicco, nel capitolo stampa, informazione, nasce da che cosa? Ecco perché la lunga premessa. Nasce dai social. Cioè, tutto questo... Ora, io mi chiedo, io sono l'ultimo arrivato, io ero una sociale. Una social. Una social, mi chiedo, tutto questo è possibile per un click? È possibile aggrapparsi a Facebook, ai commenti di Facebook? Adesso noi siamo su Facebook, ci sono dei commenti, poi li leggerò perché naturalmente da questa trasmissione i commenti civili vanno letti, che appuntino l'indice, ne approfitto per guadagnare tempo perché gli è cascato il microfono a Chicco, che puntano l'indice contro l'assessore se non sono dell'avviso dello stesso assessore, laddove sono civili. Quelli naturalmente incivili li cancelliamo o non li leggiamo neppure. Però il punto è questo: da un lato mi sono chiesto, mi chiedo e chiedo a voi il motivo di tutto questo bailam con una Salernitana a due punti, dall'altro è possibile che i social influenzino così tanto? Secondo me il motivo è uno, Eugenio: noi siamo malati di Salernitana, cioè Salerno è veramente malata del Granata, e questa è una cosa che va controllata, e quando non riesci, così come diceva l'assessore, a dividere le camere, a stare a camere stagne, anche nel giornalismo questa cosa viene fuori, è normale, noi siamo veramente pazzi della squadra della nostra città, e questa cosa influisce sui social, influisce sulla carta stampata, influisce sulla classe giornalistica, a volte influisce anche sulla classe istituzionale, se vogliamo dire così. I tempi, secondo me, del comunicato di Mezza Roma sono sbagliati, perché da lì in poi è partito il bailam, quindi è normale che la è sembrata una reazione a catena social. È chiaro che se tu il mercoledì vieni fuori col comunicato, il giovedì il sindaco si sente non in dovere, ma comunque in posizione di dover quantomeno rispondere, a cascata la curva sud fa lo stesso. È sbagliata la tempistica in questo caso, secondo me. Secondo te, se non scriveva Mezza Roma non ci sarebbe stato chiaro, nulla? Ma è chiaro, cioè, non sarebbe successo tutto questo bailam in settimana, che sposta la partita in secondo piano. Domani puoi vincere pure 3-0, ma cioè, voglio dire, il problema rimarrà, e questa spaccatura tra città, tifosi, stampa, istituzioni è da ricucire al più presto. Io penso che nessuno vuole il male della Salernitana, e che siamo a volte veramente troppo legati e troppo malati. Quanto l'anno del centenario ha influito su questa sfiducia della città e della tifoseria? Io non credo che la Salernitana stia facendo un campionato così diverso dagli ultimi che ha fatto in Serie B, quindi probabilmente noi amandola così tanto ci siamo anche fatti troppo condizionare da questa data fatidica, e assolutamente sono d'accordo, cioè è una roba storica per noi, io mi sento salernitano veramente dentro forte fino al midollo, ed è una cosa bellissima poter festeggiare 100 anni la propria società calcistica, non tutte le città della nostra stessa grandezza, perché ricordiamoci, siamo comunque pur sempre una città di provincia, è vero che a volte sembriamo una città un po' più grande di quelle di provincia, ma rimaniamo una città di provincia. Però quanto questa cosa poi influisce sui rapporti tra società, e non voglio difendere nessuno, lungi da me difendere questa società assolutamente, ma probabilmente è anche un po' per cabala quello che la nostra città si merita. Chi può dire che non è così? Si merita questo? Ma guarda, probabilmente sì, secondo me, io nel senso che la città potrebbe meritarsi un campionato normale di Serie B, chi può dire il contrario? Allora, io penso che Chicco dice potrebbe meritare diversamente un campionato normale di Serie B, diciamo così, quello è anche l'approccio alle cose. Certo, sì, come ci arrivi anche alle cose, probabilmente. Io penso una cosa, io penso che effettivamente dovremmo cominciare a camminare tutti quanti nella stessa direzione,
perché anche la storia dei social, non social, è evidente che sui social tutto viene estremizzato, viene portato all'ennesima potenza, ognuno dice quello che pensa, probabilmente talvolta talvolta anche senza averne cognizione di causa. Voglio dire, faccio un passo dietro, e rappresento una vicenda che riguarda questo percorso istituzionale che in maniera molto molto umile sto cercando di svolgere. La storia dello stadio. Io leggo delle cavolate, social e non, sui tempi, ritardi, tutte chiacchiere, farete chiacchiere, non farete chiacchiere e compagnia bella. Che ovviamente lasciano il tempo che trovano, perché poi quando il mese di maggio avremo lo stadio nuovo, tutti quanti insomma dovrebbero rileggere quello che hanno scritto e dovrebbero fare un attimo un atto di auto di autocritica, dicendo oh, perché poi voglio dire, se rispetto alla gara che doveva essere fatta 8 mesi fa, l'Aru ha fatto tardi e poi le carte devono andare al controllo e poi le deve vedere Cantone, poi le deve vedere Giovanni e poi Pasquale, insomma questo a chi lo vai a spiegare? Al ragazzo della curva che probabilmente dice ma tu seggiolino quando metti? Cioè questa è la sostanza. Ma magari il seggiolino non lo vuole nemmeno. Attenzione, ci stava arrivando. Punto 1. Punto 2, devi combattere anche con fenomeni che sono di carattere normativo, che dicono se i seduti in curva noi non li vogliamo e noi non apriamo se non li mettiamo, perché sono obbligatori, voglio dire, esistono le norme. Dice ma parli proprio tu, è proprio io, a me non è che mi fa piacere avere i sedolini in curva dove quando si segna bisogna scendere tutti quanti giù, a me è una sofferenza fisica, ma la legge lo prevede. Allora cerchiamo di cominciare a ragionare sulle cose piuttosto che sulle fesserie e cominciamo a dire che cosa possiamo fare. Questa città si avvia al centenario, e parliamo pure del centenario, ma non degli eventi del centenario, dell'approccio della città al centenario. Oggi il centenario ovviamente verte sulla, oltre che sulle iniziative di tutti, perché il centenario è la festa di tutti, ovviamente su una sorta di mini regia e non di anarchia diffusa, di una serie di eventi che vengono gestiti ovviamente dalla società e dal comune di Salerno e poi da tutti coloro. C'è una sinergia tra società e comune? Sì, stiamo parlando, ma nel frattempo il comune anzi le iniziative che vengono proposte al comune sono, e ce ne sono di belle, di già autorizzate, ne abbiamo già fatte alcune che riguardano la maglia, che riguardano musei, che riguarderanno mostre, che riguardano altre cose, documentari e tutto il resto. Vanno avanti, ma sono iniziative valide ed è evidente che insomma nulla toglie a chi vuole fare l'iniziativa sotto il portone o nel cortile e festeggiare il proprio centenario. È ovvio che il comune cerca di fare una selezione all'interno di questo. Noi quello che dobbiamo evitare di fare è di vestire tutto di una sorta di autoreferenzialità, che è un altro vizio che qua ci dobbiamo togliere. Ognuno che parla per sé come se parlasse per tutti, non è così. Non è così. Ma non solo, c'è anche questa gara. Allora, a chi fa meglio, a chi fa meglio, a chi è più tifoso, io sono più tifoso di te perché ci fate una volta. No, ma io francamente queste cose non le ho mai accettate. Ma in questa tribuna certi soggetti non hanno proprio spazio, non avranno mai spazio. Esistono. Allora, cerchiamo di essere un po' più, come dire, chiari. Il problema dei rapporti tra la società e i tifosi esiste, perché esiste anche un problema di empatia, perché l'empatia non è una cosa che si inventa, l'empatia o c'è o non c'è. No, non sono d'accordo, l'empatia si costruisce, assessore, anche. Perché Lotito l'empatia con la piazza di Salerno l'ha avuta e ha avuto un credito incondizionato, a mio modesto parere. All'inizio quando comincia a parlare un certo modo, quello stesso linguaggio che è il linguaggio della speranza, quando vieni da due fallimenti, oggi che ovviamente diventa un linguaggio duro perché la situazione non è la stessa, diventa un linguaggio non più empatico. C'è poco da fare, esistono i momenti, è inutile che facciamo. Fare filosofia teoretica non serve a nulla. In quel momento che tipo di linguaggio non ho? Io non faccio filosofia teoretica, faccio filosofia pratica, perché ricordo Salerno e non voglio alimentare ulteriori focolai. Lotito quest'estate stava rilevando il Bari. L'ultima di campionato dell'anno scorso ci sono state anche delle frizioni. Salerno è stata capace di resettare e di riguardare e di vedere all'anno del centenario come un anno di riscatto. Ma tu hai ragione, perché domani sera noi facciamo tutte queste chiacchiere. Io sono d'accordo perché l'analisi è perfetta ed è condivisibile. Poi voglio dire,
Io faccio sempre grande difficoltà a non fare il tifoso, perché poi faccio l'assessore e quindi mi devo un attimo contenere rispetto a certe cose. Però voglio dire anche un'altra cosa. Voi volete scommettere che se domani sera vinciamo 3-0 e fa due gol Calaiò, ci calmiamo tutti quanti? Questo è, ma io non a caso ho detto che i risultati sono sempre la panacea. Questo invece probabilmente dovrebbe diventare, invece, cosa che io mi auguro ovviamente, il momento per cominciare a ragionare piuttosto che rasserenarsi, piuttosto che, perché poi voglio dire, se la campagna acquisti non va bene, non va bene, pure se Calaiò domani sera fa due gol e ne fa uno Lopez, voglio dire, non cambia niente, perché comunque era una campagna insoddisfacente, pure se Calaiò è un gioco da 6 mesi, tiene 38 anni e tutto il resto è 350 anni di carriera. Per te, assessore, la campagna di riparazione è stata soddisfacente o insoddisfacente? Senti, io non sono, mi aspettavo un attaccante in più. Rispetto a quelli, allora, io onestamente dai nostri attaccanti sono rimasto un po' deluso come tifoso. L'ho detto anche tranquillamente. Un gol del pacchetto titolare. Però quegli attaccanti, tranne Bocalon, che era il mio attaccante preferito, lo dico tranquillamente. Tecnicamente un carattere, cioè... È l'unico attaccante che ha sempre fatto i gol, che gioca nella Salernitana, perché gli altri ovviamente non sono stati mai dei marcatori, cioè non hanno fatto solo passare la storia per essere dei tirita portieri, voglio dire, nessuno di loro. 4 gol, 5 gol, mezzo gol, voglio dire, non è che... Erano delle scommesse probabilmente su scelta dell'allenatore, del direttore sportivo e cose di questo genere, che non sono andate a buon fine, ma ciò nonostante, fino a prima delle 3 sconfitte, noi stavamo un altro poco per arrivare al secondo posto, ci ricordiamo, voglio dire. Ora, è evidente che Calaiò, secondo me, paradossalmente potrebbe essere più forte degli attaccanti che, nonostante i suoi 37 anni, 6 mesi di stop, sicuramente non è un attaccante che ci aspettavamo. Cioè, io giro in mezzo alla strada, ascolto, sento, penso... Probabilmente Ceravolo mi avrebbe fatto più piacere, o qualcun altro, non c'è dubbio, però può darsi che Calaiò. I conti facciamoli alla fine. I conti facciamoli alla fine. Ti interrompo perché il tempo è tiranno e gli argomenti sono tantissimi. Ceravolo è stato, Mauro, il pomo della discordia, perché io credo di interpretare, correggimi se sbaglio, del resto tu volevi anche toccare l'argomento lettera aperta di Mezzaroma, quando Mezzaroma, credo che sia uno degli argomenti che ha indispettito di più forse la tifoseria, quando ha parlato di cifre importanti che la società aveva posto in essere per arrivare a prendere un attaccante, mi pare di interpretare il comune denominatore della tifoseria, che risponde virtualmente e mediaticamente dicendo, insomma, ti riduci all'ultimo giorno. Non so se volevi aggiungere qualcosa. No, ma a parte ridursi all'ultimo giorno, che è sicuramente grave, ma ridursi all'ultimo giorno senza poi un'alternativa, perché il calcio italiano e mondiale non nasce e finisce con Ceravolo, pur essendo comunque un ottimo attaccante, ancor più se non ho motivi di dubitare, come dice, come asserisce il copatrono Mezzaroma, davvero erano stati stanziati anche dei fondi importanti, quindi quando c'hai il portafoglio pieno ti puoi anche permettere di andare a bussare a più di una porta e vedere se ti aprono, se non è Ceravolo magari sarà un altro, quindi non è che dobbiamo fare noi direttori sportivi, altrimenti poi ci accusano di fare direttori sportivi, magari anziché dare troppo spazio, troppa enfasi a quanto si scrive sui social, probabilmente un po' più di scouting in più per andare a vedere calciatori in giro per l'Italia non guasterebbe, visto e considerato che comunque per quanto riguarda il mercato credo che i giudizi siano pressoché unanimi. È andato via il miglior marcatore stagionale che era pronto uso ed è arrivato un ottimo attaccante, perché per me Calaiò è un ottimo attaccante ma che non è pronto. Quindi questo significa nell'immediato un indebolimento. Se ci fosse stato Bocalon poteva tranquillamente giocare domani sera e aveva i 90 minuti nelle gambe. Calaiò non li ha. Egli stesso ha parlato di aver bisogno di 2 settimane, magari sarà qualcuno in più, non si sa, fermo restando che il dato certo è che non gioca dallo scorso maggio. Discorso che faceva Mezzaroma nella sua lettera, che parlava di squadra a inizio anno unanimemente accreditata tra le favorite, innanzitutto si parlava di una squadra che potesse competere per il quinto o sesto posto.
credo che i giudizi a cui faceva riferimento siano quelli. Poi credo che anche inizio anno tutti quanti avevamo un po' rimarcato l'assenza di un bomber da doppia cifra, perché la storia di Djuric e di Yalov, come diceva anche l'assessore Caramanno, non ha mai portato in dote gol a Grappoli, e tutti quanti a inizio anno lamentavamo l'assenza di un esterno sinistro che potesse fornire garanzie maggiori rispetto a Vitale. Poi per quanto riguarda il discorso social voglio fare anche una precisazione, giusta la condanna, gli insulti, alle offese becere gratuite, e ci mancherebbe altro. Però anche quando si etichettano le persone somari, giullari, imbecilli, cretini e quant'altro, credo che anche quelle siano offese. Quindi la condanna dovrebbe essere non unilaterale ma bilaterale, per cui mi verrebbe da dire: chi semina vento raccoglie tempesta. Probabilmente un po' più di accortezza in determinate uscite mediatiche e anche forse un briciolo di autocritica in più non guasterebbe, e porterebbe anche a un rasserenamento dell'ambiente. Qui sono in parziale disaccordo con l'assessore Caramanno. Se domani sera vinciamo 3-0, e me lo auguro, io credo che le polemiche si calmano ma non si spengono del tutto, perché c'è un clima di veramente di malcontento che io nella mia lunga ormai carriera da tifoso e da amante di questi colori, io difficilmente ricordo un avvelenamento diffuso così elevato. Mi hai fatto un assist, perché a proposito di quella che il nostro direttore Marcello Festa ha identificato come una gabbia di matti, secondo me, anche volendo parafrasare un po' una frase che è tipica di Mezza Roma, quando avevamo l'opportunità di ascoltare il copatrono, spesso diceva, insomma, il calcio, ironizza, sdrammatizzando, è una gabbia di matti, ha titolato proprio questo titolare. Insomma, sembra una gabbia di matti, eppure le condizioni, la situazione non è poi così drammatica, numeri alla mano, come sembra. Vediamo un po' perché. Osservata da lontano, con un certo distacco, senza conoscere a fondo le dinamiche locali che sono poi sempre alla base di qualsiasi movimento d'opinione, Salerno sembra essere ormai diventata una gabbia di matti. Ma com'è possibile, ci si chiede anche legittimamente? C'è una squadra che in fondo è a un tiro di schioppo dai playoff, una proprietà solida e certificata, uno stadio da fare invidia a tutti, alla vigilia di un derby e nell'anno del centenario, eppure il veleno scorre a fiumi, tanto da indurre il copatron Mezza Roma a scrivere di pugno una lettera e addirittura il sindaco Napoli ad intervenire pubblicamente per invitare la tifoseria a stemperare gli animi e a compattarsi intorno alla squadra. Ma cosa sta succedendo a Salerno? Sono diventati tutti pazzi? Da lontano, con distacco, senza conoscere le dinamiche, si potrebbe tranquillamente avallare il principio. Ma non è così. Nulla accade per caso, e se oggi intorno alla Cosa Granata si respira un'aria pesante è perché negli anni, diciamo negli ultimi 4 anni, quelli trascorsi senza infamia e senza lode in cadetteria, si è seminato male. E si sa, chi semina vento alla fine raccoglie sempre tempesta. La situazione per certi versi paradossale che vive la Salerno Granata è figlia di una politica societaria a tutto tondo assolutamente negativa. Una politica che ha portato i tifosi a schierarsi gli uni contro gli altri, la stampa a dividersi in pro e contro a prescindere, determinando un ambiente elettrico, oltre i risultati che sono diventati incredibilmente di scarso interesse rispetto al contesto generale. Salerno non è impazzita, sta semplicemente implodendo, perché è stata persa all'origine una serenità di giudizio, un senso di appartenenza vera, spontanea, genuina. Si è voluto a tutti i costi dividere i tifosi tra buoni e cattivi, i giornalisti tra amici e nemici, ma non si è usata la stessa lungimiranza nella costruzione di un progetto sportivo serio, solido, vero, concreto. Si è gestito il potere, e tutto questo nell'epoca dei social e dei blog diventa prima o poi un boomerang. Oggi conta più giustificare che fare, cercare consensi più che operare, aizzare gli uni contro gli altri nella speranza che, a furia di dividere, si possa restare a lungo in sella. Il vero problema della Salernitana oggi non sta in un centrocampo che non illumina
in un attacco sterile, ma nel criterio di gestione del club, un modello fuori dal tempo e dalla logica, che potrà anche portare a bilanci chiusi in pareggio, a formidabili plusvalenze, ma che sta progressivamente ammazzando la passione vera, quella genuina, non certamente quella indotta, interessata e telecomandata. Le pillole di Marcello Festa. Chico Paglionico, Salerno sta implodendo, come diceva il nostro direttore. Probabilmente sì, probabilmente questo è il risultato poi di questo viscerale attaccamento alla maglia, alla Salernitana. Insomma, noi siamo veramente forse troppo malati, c'è qualcosa a Salerno che è diverso da tutte le città. Ma ci vuole un dottore, cioè voglio dire, c'è una cura. Non lo so, è la cura, è andare in Serie A. Perché la cura è il risultato e basta, non lo so. Rimanerci 5 anni in Serie A, ma poi non basterebbe, perché se tu vai in 5... Vuoi andare in Europa League? È così. Però questo rientra nel DNA del tifoso. Sì, che però si dovrebbe anche poi misurare, con la realtà vera cittadina, voglio dire, non è che siamo Torino, Milano, Roma. Però non siamo neanche Chievo come succursale. Non siamo Frosinone. Però qui scatta quel po' di benaltrismo che in settimana è stato molto. Nel senso che se tu parli che il Palermo sta fallendo e tu no, però dici vabbè, che c'entra il Palermo, è un'altra cosa, è un demerito altrui. Non devi neanche poi fare il ragionamento del Chievo. No, io non faccio il ragionamento del Chievo, però se tu dici bisogna misurarsi, ti misuri anche con delle realtà, anche tessuti diversi. Palermo magari sta fallendo oggi, ma Palermo ha fatto 15 anni di altalena tra Serie A e Serie B. Ma voglio dire, insomma, poi questo lascia il tempo che trova. Assessore, prima dobbiamo andare in pubblicità, sono tantissimi messaggi, soprattutto su Facebook, non molti leggeri nei confronti delle istituzioni in generale, che poi avrò modo di leggerti, che sono sempre molto civili. Quindi siamo ultra di tutte cose. La domanda che invece volevo chiederti, Marcello diceva queste scissioni, buoni, cattivi, io mi spingo oltre, so che ti piace la letteratura, Guelfi, Ghibellini, Orazzi e Curiazzi, insomma, che cosa c'è che non va? Cioè, qual è il seme della discordia? È la dirigenza che ha seminato male e sta raccogliendo adesso tempesta? Cosa c'è che non va? Devo dire la verità, insomma, il fenomeno della compattezza assoluta, onestamente... Non c'è mai stato, forse. Non c'è mai stato, voglio dire. Quindi anche questo buonismo dell'ultima ora, mettiamolo da parte. Anche quando stavamo in Serie A, insomma, non si viaggiava tutti d'amore e d'accordo. Se ovviamente scrivono all'assessore detto una fesseria, chiamateli, perché voglio dire, non è così. Storicamente ricordo sempre che ci sono state delle incomprensioni, chiamiamole così, tra gruppi di tifosi, voglio dire, è evidente che i risultati fanno gruppo, ma non ci si trovava casomai sullo striscione, non ci si trovava sul tipo di coreografia da fare, non ci si trovava su un certo tipo di atteggiamento all'interno dei gruppi ultra, all'interno dei centri di coordinamento, quindi ne abbiamo visti tutti i colori, voglio dire, tutta questa amalgama non c'è mai stata, voglio dire, è evidente che le contrapposizioni sono anche culturali e anche di idee, sono un fatto fisiologico e ci sta bene, voglio dire. Io personalmente poi ho una mia idea, che le contrapposizioni, se tra persone intelligenti e civili, servono, aiutano a crescere. Ma non c'è dubbio. Invece che farne ostruzione, invece che creare un regime di medioevo, dovrebbero aiutare a crescere. Perché io, se qualcuno mi dice che questa giacca è brutta e mi sta male, me lo dice Chicco, che penso non abbia nessuna capacità estetica, e vado avanti. Ma se me la dice l'assessore, poi me la dice un altro ancora, magari non lo do a vedere, ma dopo torno a casa e mi guardo allo specchio. Ma tu ti sei messo la giacca granata perché sei andato sicuro. Volutamente. Bravo. Ovviamente. Bravo. Quindi sei inattaccabile. Sei stato furbacchione. No, il problema è che, voglio dire, dovremmo veramente tornare tutti quanti un attimo, rimettere il metro in tasca. Perché io questa contrapposizione forte non la vedo. Anche questo fatto amici, nemici, ma di che? Ma di chi? Il problema grosso è che la Salernitana è un patrimonio della città. È inutile che continuiamo a impazzire su questo argomento. Voglio dire, la società in questo momento probabilmente non sta soddisfacendo quelle che sono le aspirazioni di gran parte della città, che si ritiene, mediocrizzata. Questo termine... E tu sei d'accordo?
Io da tifoso, onestamente, io ho anche dei buoni rapporti personali con alcuni dirigenti e con lo stesso Mezzaroma. Non ho difficoltà a dire che all'ultima partita in casa, l'altro sabato, sul 2-0 me ne sono andato per la collera, la verità. Quindi non nascondo molto. So anche però, e non ho difficoltà a credere, che questa squadra è quella che ha visto uno dei maggiori investimenti, almeno dal punto di vista contabile, degli ultimi anni. Ma io ripeto, gli altri anni, lo dico con grande onestà, ero meno fiducioso. Quest'anno io ero più fiducioso, lo ripeto, quest'anno la squadra non mi sembrava assolutamente male. Ho detto, secondo me quest'anno qualche sfizio ce lo togliamo. Però stai usando il passato, significa che l'hai riposto nel cassetto. Non ho riposto nel cassetto, però ho visto un paio di prestazioni che onestamente... io mi sono un po', tolto dai miei imbarazzi personali con la partita di Palermo. Là, insomma, ho rialzato anche un po' la testa nelle mie... Però ci sono state due o tre partite nelle quali oggettivamente veramente abbiamo fatto delle partite brutte. Ma non perché per la mancanza di gioco, per la mancanza di rabbia agonistica. Avremmo detto in curva di attaccamento alla maglia. Ma proprio... quelle partite morsi e calci proprio, sai, che sono anche necessarie quando probabilmente è come se le gambe non ci avessero sostenuto, insomma, non ha funzionato niente. Cioè la partita per esempio con il Pescara è stata proprio mortificante, voglio dire, cioè, ti sono cadute le braccia a terra, là è venuto tifoso, non tifoso, dirigente, voglio dire, faccio fatica a pensare che il presidente Mezzaroma sia rimasto contento da quella prestazione, insomma, voglio dire, cioè, veramente non ci resta che piangere. E allora io come tifoso, onestamente, e anche... come tifoso, assessore, orgoglioso di essere assessore nell'anno del centenario, quest'anno speravo che facessimo un campionato migliore. E la verità, continuo a sperarlo, ecco, ancora. Questo propositivo assessore ci piace di più. Mauro, prima di andare in pubblicità, l'assessore Caramano diceva ci sono state delle prestazioni che non mi hanno convinto. Io non vorrei soffiare sul fuoco, però anche prestazioni in cui si è vinto personalmente non mi hanno convinto. Ora la domanda che ti faccio è: questa squadra, perché adesso è questa, adesso i giochi sono chiusi, cioè può venire lo svincolato di turno, non so quale e quanto può essere poi il suo apporto, ma questa è la squadra. Questa squadra dove puoi arrivare in 10 secondi prima della pubblicità? Ma io credo che i playoff siano l'obiettivo tutto sommato ancora alla portata, certo con questo ambiente elettrico è un po' più complicato, perché è evidente che la componente ambientale sia importante, anche se comunque i calciatori a mio avviso non devono cercare alibi nella pressione, nei mugugni, nei fischi che magari ci possono essere al primo passaggio sbagliato, perché è così ovunque. Certo è che questa squadra deve innanzitutto ritrovare se stessa e quegli elementi che hanno finora deluso e tradito le aspettative. Perché non dico tanto, se Jalov e Djuric avessero fatto 2-3 gol a testa, non dico 50, ma 2-3 gol a testa, probabilmente un paio di posizioni in avanti la Salernitana stava. Se Di Gennaro avesse giocato il 50%, non dico tutte, ma il 50% delle gare ai suoi livelli, probabilmente la Salernitana in qualche posizione più vantaggiosa si trovava in questo momento. Poi chiaro, va ricondotto sempre il discorso allo stesso punto, magari su Di Gennaro si potevano fare valutazioni diverse di carattere fisico e anche mentale. Ho sentito la dirigenza parlare di calciatori che è stato meglio non prendere perché sarebbero venuti controvoglia, e forse questo discorso lo si poteva fare anche a fine agosto e non solamente a fine gennaio. Prima della pubblicità voglio cominciare a vedere un po' di messaggi, partiamo da quelli tecnici. Alessandro Lapadula su Facebook ci scrive: il problema è che la campagna acquisti estiva ci aveva fatto credere che finalmente la società volesse veramente mirare ai playoff, poi il campo ha evidenziato il contrario e fatto uscire il vero intento della società: galleggiamento e plusvalenze. Carmine Rocco: spero tanto che si raggiungano i playoff, ma con questo presepe poi dove andiamo? Se abbiamo preso 4 gol dal Lecce, dal Pescara e dal Benevento, senza parlare delle tante brutte figure fatte. Vincenzo D'Ambro: la squadra non ti trascina nelle ultime 3 partite, fa 4 tiri in porta. Rapido giro di vite: la cura Gregucci funziona, Chicco? Ma
Secondo me sicuramente un po' più propositiva, ha messo subito un po' di qualità, cerchiamo di giocare a calcio quantomeno. La Serie B purtroppo non è di un ottimo livello e quindi quando poi metti un po' di qualità un po' di differenza la fai, però il campo è sempre casuale, pareggi a Padova senza tiri in porta, la settimana prima il Padova da 3 gol al Verona, tu vinci a Palermo, cioè stiamo parlando di una Serie B nevrotica quasi, quindi il campo è sempre una roba a parte. Una cosa è parlare delle vicissitudini societarie, cittadine, una cosa è parlare di campo. Con l'Antuno aveva fatto un ottimo campionato fino alla pausa, poi è successo quello che è successo e si è rotto il giocattolo. Eravamo secondo, terzo, insomma, vedevamo il secondo posto sì, a pochi punti. E invece dove le vede queste aperture? Questo assessore ci scrive Forza Granata. Finiamola di parlare il politichese, diciamo che fin quando ci sarà questa società satellite la Salernitana non potrà fare altro che galleggiare in vita. Perciò non c'è nessuna apertura se non invito in diretto a chiedere una cifra di mercato e a farsi da parte, perché questa tifoseria merita di avere una squadra che lotti per la promozione in A per i numeri che ha. Stop. Grande. Una. A chiedere una cifra e compagnia bella. È bellissima, ottima domanda. Dobbiamo chiedere la cifra, dobbiamo vedere chi la compra e cose di questo genere. Dove le vede l'assessore le aperture? Senti, io ho visto giocare anche squadre a Salerno con qualche giocatore in avanti con l'età, che insomma ci ha messo anche un po' in difficoltà. Ma perché io non posso sperare che si svegliano dal sonno che dice di Gennaro, Rusina, Calaiò, e cominciamo a vedere un po' di pallone in campo, perché poi se Di Gennaro comincia a giocare, spero che stia bene fisicamente, se Rosina comincia a giocare e Calaiò sta in mezzo al campo e sta in discrete condizioni fisiche, voglio dire, poi il resto non sono proprio scarsi i giocatori, voglio dire, cioè abbiamo dei giocatori importanti. Mazzarella, troppi sei da parte dell'assessore? Ma mi rendo conto che comunque la sua posizione è anche un po' scomoda, poi soprattutto perché è combattuto tra il ruolo istituzionale e la fede da tifoso. Però mi volevo ricordare il discorso che faceva prima un tifoso di cui leggevi il messaggio: se arriviamo ai playoff, che ci arriviamo a fare? Io credo che l'obiettivo sia arrivare ai playoff da sesti, perché fare la gara secca in casa alla Rechi ha un senso, con 20, certo, 25.000, certo, 30.000 spettatori. È una cosa, andare a giocare in trasferta, la gara secca, l'abbiamo visto anche lo scorso anno alla Bari, che è l'ultima, proprio la gara secca, ha perso la Cittadella, è un altro discorso. Per cui io ho sempre detto, e l'ho detto dall'inizio del campionato, e ci sono le registrazioni, che l'obiettivo doveva essere almeno il sesto posto, perché fare i playoff da ottavo, non dico che vai a fare la comparsa, come diceva l'amico da casa, ma quasi. E quindi io credo che la distanza vada misurata col sesto posto e forse si sta un pochino allontanando, per cui sarà fondamentale prendere 3 punti domani sera contro il Benevento. Non sarà semplice, perché è uno squadrone veramente importante quello giallorosso, tra l'altro anche una partita in meno e anche elementi che hanno reso meno delle aspettative, perché noi parliamo dei nostri, però se andiamo a vedere i calciatori che è il Benevento, che non hanno ancora reso per quello che si aspettava la società, anche lì ce ne sono parecchi. Andiamo in pubblicità, subito dopo i comunicati commerciali, la seconda parte, ci siamo dilungati tantissimo, di Amici Granata, provando a parlare un po' di campo, perché domani sera, tra meno di 24 ore, c'è una partita importantissima, il derby col Benevento, restate con noi. E allora, 22 minuti dopo le ore 21, in diretta, seconda parte di Amici Granata, volevamo parlare di calcio, siamo costretti a frenare ancora perché c'è un tweet addirittura da parte della Salernitana, correggimi se sbaglio Mauro, perché come dicevo a Chicco, io sono fino a poco tempo fa sono stato asociale o asocial, come si dice, o entrambe sicuramente. ci dicono anche su Facebook, in cui la società, nel prendere atto del comunicato dei tifosi, si dichiara certamente disponibile, come richiesto, ad un confronto serio e costruttivo nell'ambito delle normative vigenti, per verificare ove possibile conciliare le diverse posizioni sugli argomenti in esso contenuti. Ora, proprio perché sono asociale, quindi mi affranco da questa cosa, mi traducete gentilmente? No, io non ho capito la specifica delle normative vigenti, perché qualcuno ha chiesto di fare cose contro legge. No, però ci sono delle normative belle toste sul rapporto tra società e tifosi, dopo i fatti di Torino, dopo i fatti di Genova, ci sono delle normative su cui
non bisogna insomma transigere nell'una e nell'altra direzione. Io credo che nessuna normativa vieta oltre ad assessore, oltre a tifoso storico abbiamo un avvocato, insomma, all'avvocato Caramano. No, siccome prima mi leggevi un Però aspetta, tieni è importante perché anche questo farebbe parte del pacchetto. Allora leggiamo un altro dei non è un tweet questo, che cos'è? Un messaggio Facebook in cui sono tantissimi. Marco Barra scrive: l'assessore con i suoi discorsi ci sta dando una lezione di autoreferenzialità. L'avevi visto su Facebook, assessore, dici la verità. Sa tutto lui, non sbaglia mai, sono gli altri che non capiscono. No, assolutamente, anzi, esattamente il contrario. Io ringrazio Marco per questa sollecitazione, perché io avevo espresso soltanto il mio pensiero, che è quello di una persona fortemente combattuta dal suo ruolo istituzionale e da quello di tifoso. Quindi sono perfettamente invece consapevole di sbagliare ogni volta che parlo, perché voglio dire, le due anime, i due diavoletti, fanno a botte tra loro. Il tweet della sanità è la prova provata, insomma, che la mia anima speranzosa per alcuni aspetti ha colto nel segno, perché la sanità ha raccolto, voglio dire, per alcuni aspetti, quella che era l'apertura del comunicato della Curva Sud, e in qualche modo, nel rispetto, io onesta, voglio dire, ci sono dei passaggi che sono inutili, perché scrivere, casomai, lo dico affettuosamente, il rispetto delle norme vigenti, se le norme vigenti esistono, non c'è bisogno di scrivere il rispetto delle norme, voglio dire, non... Diciamo che è pleonastico. È un appesantimento probabilmente non necessario in questo momento storico. Io credo che piuttosto che essere autoreferenziali bisogna stare in mezzo alla gente, e probabilmente con grande serenità io credo che, siccome noi siamo una città civilissima che ama soltanto in maniera fortissima, fobica, estrema questa squadra, probabilmente una bella chiacchierata sul lembo di un marciapiede con un po' di tifosi sarebbe salutare, per poter cominciare a capire e a volersi anche più bene, piuttosto che rimanere a questo punto a destra e a manca, perché questo diventa un circuito proprio vizioso. Cioè, Facebook è una sorta di marciapiede virtuale, perché ormai è un contenitore di opinioni in libertà. Sì, però io... Quindi anche ascoltare le opinioni su Facebook, che magari possono contenere insulti, idiozie e quant'altro, non c'è dubbio, però io sono sempre convinto che guardarsi in faccia è un'altra cosa. Questo sì, però scusatemi, io nel comunicato della Curva, tra le tante cose, che sono tanti i messaggi che la Curva ha lanciato, dice: una società che sa solo vantarsi di quella che dovrebbe essere alla base di essa, ovvero mantenere la linea stabile dei pagamenti, una società che blinda allenamenti per evitare fantomatiche pressioni nei confronti di chiunque la rappresenti. Cioè, sono 6 anni che gli allenamenti sono a porte chiuse. Cioè, che cosa immaginiamo? Che adesso si aprono gli allenamenti? Io, francamente, così a memoria, Mauro, correggimi se sbaglio, in 6 anni saranno stati 12 gli cioè 2 all'anno forse, ma forse ne sto tenendo anche l'altro. Per eccesso, forse i primissimi anni mi ricordo che il giovedì si dava la possibilità di assistere alla partitella. No, perché poi parliamo di senso di appartenenza. Chicco, tu hai il termometro anche della situazione. Mi rendo conto che il tuo ruolo da comico stasera proprio... Il termometro. Hai il termometro. Chicco. Guarda, questa cosa delle porte chiuse è brutta, perché è proprio uno distacco forte con la città. Però capisco pure che Salerno non è una città facile, ragazzi. Quindi, ripeto, il problema sta sempre là. Noi siamo veramente malati di Salernità. Sì, ma non può essere un problema, però. Perché poi Salerno ti porta in cielo e poi diventa un problema. È la stessa medaglia, la stessa medaglia, è difficile gestirlo. Però sì, questa roba delle porte chiuse è proprio brutta da 6 anni ormai. Non voglio dire tutti i giorni, non voglio dire tutte le partitelle, ma meno un paio di volte c'è il bambino che si vuole andare a vedere l'allenamento, si vuole fare la fotografia con chi non lo so, perché non ha nessun segno, quindi quel bambino ha anche difficoltà poi ad avere un idolo, però voglio dire, il bambino, la fotografia, l'autografo, la maglietta, mi ricordo che io andavo al Vestudio a vedere gli allenamenti, insomma, quindi questa è una cosa brutta, non so se riusciranno a risolvere, e questo poi è legato pure alla struttura, no? Penso l'assessore potrà dirci di più, e ovviamente poi far entrare, perché non è che tu fai la porta aperta e all'improvviso arrivano 300 persone, dici no, allora entrano solo 10, pure la struttura prende importanza poi in quella roba là.
è brutto, speriamo che riescano a risolvere in qualche modo. Sì, però anche questo è stato un po' il gioco, insomma, il gioco delle tre carte, perché il Volpe, si diceva, non aveva l'autorizzazione per le tribune. Poi le partite delle formazioni primavera sono, ci possono teoricamente... Il Volpe era più il problema del campo sintetico, cioè del manto Ma se si allena la squadra e tu le fai a porte aperte... Insomma, non no, credo. Nel senso che è stato proprio poi diciamo la che adesso le strutture dove si sta venendo la Salernitana. Stiamo divagando. Mi spiegate questo tweet della Salernitana? Cioè, come lo interpretate? A 24 ore dalla partita, a 24 meno di me. Bravo, Chicco. Bravo, a 24 ore. Domani sera già stiamo 1-1. Secondo me, a quest'ora. Ma è un'apertura che poi bisognerà verificare se di facciata, formale o concreta, perché poi. Le chiacchiere se le porta via il vento, e si porta via il vento anche i tweet e i post su Facebook da una parte e dall'altra. Quello che contano sono i fatti, e appunto la Salernitana dovrà dimostrare di sapere ascoltare le rimostranze che vengono dalla propria gente, dai propri tifosi, che poi sono anche i suoi clienti, perché è vero che parliamo di una squadra di calcio e di una fede qual è la Salernitana, ma la Salernitana è anche un'azienda, e quindi io credo che la proprietà non possa essere contenta dei dati che vengono dal botteghino, che negli ultimi anni parlano di un progressivo spopolamento, quindi bisognerebbe andarsi ad interrogare anche su questo aspetto. Un qualsiasi manager d'azienda lo farebbe, magari si potrebbe pensare di attuare una politica di prezzi diversa, qualche iniziativa diversa, lo fa Roma ogni santa domenica per cercare di portare gente allo stadio, non vedo perché non si possa fare a Salerno, quindi da questo punto di vista vedo anche... Però lo dico, ha cambiato insomma atteggiamento con Roma rispetto al passato. Ma appunto, cioè io vedo una proprietà o parte di essa, perché Votito è socio al 50% della Salernitana, che alla Lazio dice e fa cose diverse, fermo restando che la gestione del mercato è abbastanza similare, però almeno dal punto di vista dell'approccio, delle iniziative, delle cose che si fanno a Roma per cercare di invogliare la gente ad andare allo stadio, vedo un mondo completamente diverso rispetto a quanto accade a Salerno, e non mi spiego il perché. A Bergamo, dice Enzo Castiglia, l'Atalanta Calcio, verissima questa cosa, regala a tutti i maschietti neonati una maglietta con il proprio nome dell'Atalanta. Questa è la differenza. Marcello Viscido, oggi vitale nella conferenza stampa di presentazione al Verona, ha dichiarato: qui per puntare alla Serie A, quindi ha fatto capire praticamente che la società, credo si riferisse alla Salernitana, non ha alcuna intenzione di puntare in alto. Che cosa ne pensate? Ancora, quando è, credo che questa si rivolga a Caramano, quando è che società e istituzioni locali si metteranno intorno a un tavolo per lavorare a una convenzione per lo stadio che se ne sta cadendo a pezzi? Ed ancora chiedono all'assessore quando cominciano i lavori di ristrutturazione. Antonio Fontanella. Allora, i lavori di fatto sono già iniziati. Ieri, mi pare. I contratti sono stati già firmati, stamattina la società che fornisce i sediolini, che sono già in produzione, è stata qui ancora per verificare alcune condizioni che riguardano la tribuna stampa e le tribune a fianco alla tribuna autorità. Quindi lo stadio sta cadendo a pezzi, fra tre mesi, con lo stadio che non cade a pezzi, vediamo che cosa cadrà a pezzi, voglio dire... Speriamo insomma che poi per qualche aspetto saremo anche soddisfatti di quello che facciamo, perché poi oltre alla Salernitana, che è il nostro patrimonio, a Salerno faremo anche la finale dell'università di calcio, voglio dire, la cerimonia di chiusura probabilmente dell'università, voglio dire, un paio di cose importantucce, voglio dire, che sfuggono proprio dall'attenzione di noi tutti, perché dobbiamo sempre trovare la cosa sulla quale... La metà. Stavo parlando anche a delle amichevole, allora, assessore. Probabilmente faremo qualche amichevole, si parla di tante, i progetti ci sono. La società e le istituzioni si siedono a tavolo quando scade la convenzione che è in essere oggi con la Salernitana e si decide che percorso fare. Ad oggi c'è una convenzione, quella è, e fino alla scadenza rimane. Quando scade? Fra qualche anno. Detto questo, non tantissimo, ma la progettualità della società è un'altra cosa, che non può essere sicuramente vincolata, o forse può essere vincolata
a un investimento sullo stadio. Allora si fa un ragionamento, però questa progettualità deve essere una progettualità che è ex ante, non ex post. Assolutamente, ma da assessore che hai avuto modo di parlare con la, fra virgolette, controparte, hai avuto modo di percepire un'intenzione ad investire in un progetto del genere, addirittura a rilevare uno stadio, a costruire uno stadio nuovo, ad avere un progetto tipo lo Stirpe di Frosinone? Immagino che il tuo termine controparte sia stato un lapsus freudiano, voglio dire. No, mi riferivo alla tua toga, insomma, solitamente. Ah, no, ecco. No, voglio dire, sì, abbiamo, senti, noi lo stadio lo stiamo mettendo in sesto come Dio comanda. Sarà uno stadio a norma, perché oggi anche per disputare il campionato di Serie B deve essere a norma. A maggio, giugno sarà davvero uno stadio invidiabile per molti aspetti e appetibile. Poi dire, i ragionamenti da fare possono essere tanti. Io la cosa che però non voglio più sentire è da un lato, oppure questo scontro, non ci sono gli abbonamenti, questa è la squadra, noi non facciamo abbonamenti se non c'è la squadra. Cerchiamo di trovare pure una soluzione, voglio dire, a questa storia. Ma io anche questa storia degli abbonamenti, Chicco, correggimi se sbaglio. Non se ne può l'abbonamento più. È una forma di fiducia nei confronti della società. Se tu, solitamente si fanno la campagna acquisti, si fa il colpo ad effetto, magari anche per la campagna abbonamento. Se tu non... Posso dire una cosa da tifoso? Certo. La posso prima di Chicco. Scusa, io una cosa soltanto l'ho detta sia al presidente Mezzaroma, che a qualche dirigente, allo Tito no, la verità, il fatto degli abbonamenti è una cosa che io non condivido proprio, perché a Salerno non fare gli abbonamenti e fare una bella squadra è un investimento. Esatto. Perché la gente compra il biglietto tutte le domeniche, quindi tu investi tu stesso. Se sei bravo, voglio dire, paghi e vieni a vedere, a quel punto paghi. Paghi tutto. Poi non c'è una formula esatta, perché il calcio non è una scienza, certo, esatta. Sì, certo. Puoi spendere un sacco di soldi di ingaggio e poi fai un campionato. No, però voglio dire, se la squadra è forte e tu fai una bella squadra, voglio dire, hai la possibilità, perché voglio dire, per i costi che oggi ci sono, gli abbonamenti non ti salvano, voglio dire, la questione economica. No. Oggi le squadre si reggono su altro. I diritti TV, cioè. Voglio dire, è tutt'altro, insomma. Quindi voglio dire, fai una bella squadra e poi ogni domenica saremo 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, a seconda di quella squadra. È successo anche in passato, tranne l'anno della Serie A in cui eravamo tutti quanti abbonati, voglio dire, per il resto, insomma, si può fare. Sì, sì, sono d'accordissimo. Io c'ho l'abbonamento, ma io, ripeto, spesso non riesco anche ad andarci, però faccio l'abbonamento anche proprio, un po', devo dire la verità, per sostenere la causa, in un certo senso. Che poi vengono utilizzati bene o male questi soldi, non sto forse neanche a me dirlo. Io credo che loro non è che, per loro intendo la società, credo che la società non è che parta sempre con questa roba del non possiamo, non facciamo, non spendiamo. Anche perché poi ci sono alcuni discorsi che cozzano con questa cosa. Quale di questi giocatori che è venuto a crescere a Salerno poi si è imposto a Roma con la Lazio? Stragosce gioca da... paio di mesi, 3-4 mesi fisso titolare? No, anche l'anno scorso ha fatto. Sì, giocato, voglio dire, ma non ci sono, sei giocatori passati Luis Felipe l'anno scorso, che insomma non ha giocato, non giocava per infortunio, faceva la non c'è questo bouquet di giocatori tale che dice, vabbè, quelli vengono qua a imparare a giocare a calcio e poi se li porta là. A me non sembra che ci sia questa roba qua. Neanche lo stesso Sprogati, è arrivato in Serie A ed è morto lì, cioè, voglio dire, non c'è una vera, un vero poi contraltare alcuni ragionamenti che facciamo da anni, che anche io ho sostenuto in passato, adesso un po' meno. Io non vedo questo approccio di negazione alla città da parte della società. Allora, giro di vite per tutti, partendo da Caramanno, provo a sintetizzare, perché adesso già mi fanno cenno che stiamo per andare in pubblicità, dovevamo parlare di calcio, tutti a puntare l'indice contro il management e a chiedere la testa di Fabiani e dei Romani. Caramanno. Dei Romani? Dei Romani, sembra riferita alla proprietà. Io leggo degli hashtag, insomma, voglio dire, Fabiani, ma anche i Romani, lo Tito vattene, mezza Roma andate via. Per hashtag, per slogan, quindi. Per slogan. Sicuramente in questo momento le cose non ci soddisfano. Poi voglio dire, anche l'anno del centenario, abbiamo il diritto di disperare a qualcosa di più importante. Io onestamente il centenario lo vedo sempre con la promozione in Serie A,
era il sogno della città, è il sogno della città, perché poi alla fine ci speriamo, in fondo ci speriamo tutti quanti ancora, voglio dire, nel miracolo. La squadra sicuramente non è micidiale, ma può salire e possiamo arrivare ai playoff. Secondo me, se arriviamo ai playoff, poi ce la giochiamo. I playoff sono un altro campionato. Abbiamo visto squadre andare in Serie A che non avevano neanche i numeri, insomma, per salvarsi, insomma, e poi i playoff hanno fatto il miracolo. Poi il management, avete parlato di calciatori, Luis Felipe, insomma, ragazzi, a Salerno non faceva tutta la vita la panchina e qualche volta anche la tribuna. Poi, molto spesso, forse anche falcidiato da un infortunio. Poi Stracoscia, insomma, a Salerno ne prendeva, ogni tiro in porta arrivavano due gol, voglio dire, poi abbiamo visto che cosa va in Serie A. Per non parlare di giocatori che a Salerno erano buoni o diversamente valorizzati, hanno fatto i bei campionati come Gudo o Donnarumma, che invece sono arrivati proprio dei fenomeni. Quindi voglio dire, la società poi in fondo, alcuni giocatori forti, oppure quello del ragazzo del Chievo, che pare che abbia che pare abbia puzzinato il Napoli, voglio dire. Lo prenderà ad agosto. Sì, però il problema, adesso insomma non voglio fare dietrologia, assessore, il problema è che mi dici di Stracoscia, però Stracoscia è vero, prendeva due gol ogni due partite, sai perché? E lo ricorderai, perché veniva messo in discussione per un portiere una cosa che non si fa, una partita sì e l'altra no. Cioè, da chi? Da chi? Dall'allenatore, da chi lo faceva giocare, da chi insomma diceva, lo metteva in discussione. Ma se Stracoscia aveva Inzaghi che gli dice tu sei il portiere, sbagli, contro sbagli, però, e lo sai benissimo perché sei conoscitore di calcio, ha un portiere, non puoi... Grande, mi stai parlando del progetto squadra? Esatto. Ah, e quindi il progetto squadra, quindi dovremmo fare corpo unico, allora la società dovrebbe parlare con più chiarezza, diciamo, noi abbiamo un progetto. E ma ce l'ha questo progetto secondo te? Secondo me... Io onestamente questo tipo di acquisti non li vedo in prospettiva, li vedo pronti per fare un campionato importante subito, come quei due dell'Avellino. Cioè Fabiani è stato molto bravo a prendere i giocatori del Bari, dall'Avellino, voglio dire, che poi non sono dei fessi quelli che sono arrivati, diciamocelo, il portiere è bravo, Migliorini è un bel giocatore, Di Tacchio è un gran bel giocatore. Cioè se vedi la squadra della Salernitana, in fondo, voglio dire, assolutamente, cioè se metti un 11 di titolari con i nomi più importanti, mi verrebbe però da chiedervi, perché non vorrei fare un uno contro uno con l'assessore, giusto, condivido, ma mi dite anche la disposizione tattica, perché io vedo che fino a a gennaio avevamo tre cursori di fascia e uno solo a sinistra, vedo che volevamo giocare col 3-5-2 e avevamo una caterva di trequartisti, Di Gennaro, Rosina, Andre Anderson, Bellomo che è andato via, Mazzarani che è praticamente sta qui a svernare. Tutti i giocatori, molti dei quali... Vogliamo parlare di Vitale, però Vitale. Anche dei fischi che si è preso, però voglio dire... perché sapeva attaccare, non sapeva difendere. Beh, non mi pare che Vitale abbia fatto insomma, a parte il primo anno, Vitale non ha fatto un grande campionato quest'anno. No, non un grandissimo campionato, sicuramente. Però, tutto diverse castagne. Vitale è un giocatore sovraccriticato, voglio dire. Perché non sa fare la fase difensiva, non sa fare la fase. Insomma, noi siamo una buona squadra di Serie B. Manco Cancelo sa fare la fase difensiva, eppure è il terzino più forte del mondo, insomma. Su certe cose poi ci dobbiamo dare una regolata, voglio dire. Vitale secondo me in Serie B è un signor giocatore di fascia, uno dei migliori in assoluto. A Salerno, e non solo probabilmente per disposizione tattica ma anche per umore popolare, è stato fortemente criticato spessissimo, sa solo fare i cross e non sa difendere. Cerchiamo di trovare anche un po' di equilibrio anche nelle valutazioni dei calciatori. Vitale secondo me era un buon giocatore, a me che Vitale senza via mi dispiaceva assai. Ha scelto lui. Meglio Lopez o meglio Vitale, Mauro? Parliamo un po' di calcio, dobbiamo andare in pubblicità. Allora, Salernitana che domani sera dovrebbe giocare, mi sbilancio col 3-4-2-1. Gregucci aveva paventato una rivoluzione che di fatto potrebbe non applicare, perché voci di corridoio sussurrano che la Salernitana che scenderà in campo domani sera contro il Benevento sarà per 10 undicesimi la stessa che è scesa in campo nell'anonimo pareggio dell'Euganeo Padova. Però della formazione parleremo dopo. Meglio Lopez o meglio Vitale, Mauro? Ma sinceramente l'acquisto di Lopez non mi entusiasma, non fosse altro perché è stato fatto un contratto di 2 anni e mezzo, un calciatore
molto in là con gli anni. Però qui non devi insomma, voglio parafrasare l'assessore, devi guardare il pronto uso. Sì, ma forse Lopez è l'unico dei progettualità. Se fai un triennale a un 34enne non stai pensando, perché poi va a finire come Rosina, che ti trovi da due anni un calciatore che praticamente ti può dare un contributo. Però se adesso ti può servire, viva Dio. Altrimenti tu c'hai domani sera Calaiò. Posso chiedere, non so, Vitale che scadenza aveva? Vitale aveva scadenza a giugno, però aveva virtualmente firmato un prolungamento che non è mai stato depositato e che nell'ambito dell'operazione che avrebbe dovuto portare Ceravolo a Salerno era promesso sposo del Verona, anche perché Ceravolo e Vitale hanno lo stesso agente. Sì. Poi la cosa si è arenata, perché con Ceravolo si è arenato il tutto e Vitale sembrava dovesse rimanere a Salerno, salvo poi nelle ultimissime battute ha avuto il lascio passare. No, è che il discorso che si fa ovviamente è corretto, cioè Lopez, giocatore là con l'età, gli fa il triennale, però probabilmente Lopez lo prendi per passare a quattro dietro con rientro di Bernardini, io credo che sia quello l'obiettivo. Non credo che Crecucci tornerà a giocare con la difesa a quattro. Ha sempre giocato così, cioè in linea di massima. Ha giocato anche come quinto, però. No, io parlo di Crecucci, a lui piace giocare 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, secondo me l'obiettivo è quello. Anche perché se reso conto di non poterlo fare. L'ultima volta che la Senna ha giocato con 4 difensori e non con 5, quindi con 2 centrali e non con 3, c'è sempre stato Bernardini in campo, che è un ago della bilancia in questa cosa qua. Bernardini ha sempre giocato con Mantovani o con qualcun altro a casa, quando, sempre mantenuto. Quando quest'anno abbiamo giocato con la difesa a 4, se non mi sbaglio, Eugenio, con l'Ascoli, Brescia pure abbiamo preso. Bernardini giocavi con Schiavi e con Mantovani, con Schiavi e non mi ricordo Perticone, probabilmente Gigliotti. E quindi è un po' diverso. Bernardini, la difesa a 4 ha sempre dato molte più garanzie di tutti gli altri difensori, perché voi, è un po' più difficile. Siete resi conto di quanti calciatori avete già nominato e di quanti oggettivamente non sono assolutamente male? Ma Sossore, è proprio questo il punto. È che certe volte questa sovrabbondanza, se tu hai un solo posto per un trequartista, faccio per dire, e hai Di Gennaro, e hai Rosina, e hai Jaman Anderson, scusatemi, Andre Anderson, e hai Mazzarani, e avevi Bellomo, insomma, non è facile per un allenatore, non è facile la gestione, cerchi di trovare una soluzione per tutti, e probabilmente, insomma, le orchestre, ma tu me lo insegni, sono fatte dal solista, dai solisti, ma anche da chi suona i comprimari, cioè. Mi ha dato del suonatore, no del musicista, nemmeno del musicale, ha dato a noi della banda. A proposito di banda, Chicco Paglionico mi diceva, insomma, che ha fatto l'abbonamento, spesso non poteva andarlo a vedere perché è impegnato con i Villar per bene. Sabato prossimo potrai non andare perché si gioca domani sera, perché invece sabato c'è la prima, è già sold out, del comedy show, nuovo spettacolo del collettivo comico Villar per bene. Ce lo vuoi sintetizzare prima della pubblicità, così mandiamo uno spot? Sì. Sabato e domenica siamo al Teatro delle Arti, perché giustamente venerdì gioca la Salernitana, quindi perfetto. Sabato c'è la finale di Sanremo, però i biglietti sono finiti, quindi domenica state tranquilli, potete venire alle 18:30, facciamo questa pomeridiana, il nuovo progetto di La Perbene, un progetto teatrale, abbiamo coinvolto Gigi e Rosso, che sono prima degli amici e poi degli ottimi colleghi registi, con cui io ho condiviso l'esperienza di Bigome Sabato insieme anche a Villa Perbene, e quindi ci apprestiamo a questa nuova avventura con veramente un grande slancio, e speriamo di poter portare anche il nome di Salerno, che nello spettacolo è comunque sempre citata, insomma. C'è qualche sketch granata? No, non proprio sketch granata, però insomma noi siamo molto molto legati alla Salernitana, alla città, eccetera eccetera. Ma tu assorbi, quindi, molto, insomma, prendi prelevi dal marciapiede, moltissimo, sì, più dagli ascensori mi piace. Sì, quello è dai portieri, inutile dirti, dei portieri di albergo, naturalmente. Gli ascensori molto, anche dallo stadio, a volte sono nate, insomma, delle cose nate appunto nate sui gradoni dello stadio, e quindi li aspettiamo a teatro. Anche sotto il sole di Torrione, mi pare. Ci sono degli accenni, No, Vuletic l'ha preso in parola, perché ha fatto un video qualche settimana fa, non so se l'hai visto. Miglior allenamento. Si allenava con la famosa spiaggia del Chiavicone. Non ci facciamo sentire dall'assessore avvocato. Andiamo in pubblicità, subito dopo proviamo a sdrammatizzare. Ce n'era bisogno. Pubblicità per noi, subito dopo la terza e ultima parte in cui parleremo di calcio e di Salernitana Benevento.
Eccoci qua, 10 minuti alle ore 22, gli ultimi 10 minuti per parlare del derby tra Salernitana e Benevento. Salernitana che giocherà con il 3-4-2-1 a dispetto di quanto aveva paventato in settimana Gregucci. Oggi ha immaginato la formazione per 10 undicesimi, la stessa che ha giocato contro il Padova a Leuganeo. Unica novità, l'esordio. Dal primo, l'esordio assoluto con la maglia granata di uno dei pochi nuovi arrivi in casa salernitana, Walter Lopez, che si prende la corsia di sinistra al posto di Pucino, che era un adattato. Poi praticamente la stessa formazione davanti a Micaia, girando Perticone e Gigliotti ai fianchi di Migliorini, a centrocampo Casasola, Minala, Di Tacchio e appunto Lopez, i due Anderson, Giovan Anderson e Andrea Anderson alle spalle di Lamian. Naturalmente, insomma, queste sono indiscrezioni che proviamo a darvi, che devono essere supportate poi. Calaiò per la verità, Gregucci, correggimi se sbaglio, Mauro, ha portato 25, ha convocato 25 giocatori. Sì, di questi 25, 3 andranno in tribuna. Anzi no, 12, 11, 23, due andranno in tribuna, uno sarà il secondo portiere, un altro, insomma, il terzo portiere, un altro in ballottaggio. Calaiò, io credo che non abbia ancora la condizione. Chiedevo per un'eventuale sostituzione al secondo tempo, insomma, pure se vuoi passare poi 4-3-3, se entra Di Gennaro. Quello che credo sia il progetto sia avere 4-2-3-1 e 4-3-3 in corsa. Secondo me è quello che potrebbe provare a fare Gregucci da qui. Chicco è un comico, ma invece non lo sta facendo il comico, sta facendo il competente, perché ha detto una cosa già prima, assessore. Gregucci gioca sempre, ha sempre voluto giocare, e Gregucci prima del mercato ha parlato di una squadra che voleva di un certo tipo, voleva giocare con tre attaccanti. Poi gli abbiamo chiesto dopo Padova un commento sul mercato, ha detto no comment, e praticamente lo ha commentato. Ho commentato, però probabilmente aveva fatto delle richieste che non sono state soddisfatte, ma al netto di tutto, tu mi hai letto le formazioni la formazione di domani sera contro, tra l'altro, la squadra che io ritengo sia, a mio avviso, la più forte del campionato sulla carta. Sicuramente. Secondo me. Sono d'accordissimo con te. Forse solo il Palermo, ma sono d'accordo con te. No, per me è più forte il Benevento. In questo momento il Brescia forse che gioca un bel pallone. Benevento sono della squadra più forte sulla carta. E tra l'altro mi è pure simpatica, voglio dire, al netto di tutto. Poi c'è Cuda che mi è particolarmente simpatico. Vigorito non poteva lasciarsi lì, buttata lì. No, non lo so. Ma Vigorito, attenzione, non è nato a Benevento. No, nel senso è nato ad Avellino. Sì. Vabbè. Voglio dire, è stato fulminato sulla via di Benevento. Altro che Damasco. Damasco. Però se leggi la formazione della Sena domani sera, voglio dire, al netto di un paio di calciatori che non mi entusiasmano, è una buona squadra, voglio dire, sulla carta. E c'ha una panchina veramente con delle alternative, ma che fanno rumore dal punto di vista del nome. Cioè, tu c'hai in panchina, c'hai Rosina, c'hai Di Gennaro, c'hai Bernardini, Calaiò, e chi più ne ha più ne metta, voglio dire, non è... Mantovani, per esempio, io faccio fatica a capire come non giochi. Mantovani come non giochi, però io sono super fan di Mantovani in maniera eccelsa. Però i due gol che hai preso capita. Sono tutte e due sue incomprensioni. Esce a metà sul primo gol, non segui l'imbucata sul secondo gol. Però è un ragazzo di 20 anni. No, io sono fan con di Mantovani. Con delle in maniera... prospettive, secondo me, eccezionali. Sì. Cos'è che non ti convince, assessore? Perché purtroppo il tempo è tiranno. Di cosa non di questa dire? Formazione. Senti, io Mantovani lo farei giocare, io sono un tifoso di Mantovani e anche di Bernardini, dico la verità. Sono due giocatori che mi piacciono assai, come calciatori e come persone, perché poi, come dice, la persona fa anche il calciatore. Sono due persone estremamente serie, quindi io li metterei sempre in campo. E poi ci tengono alla Salernitana, sono due giocatori che fanno molto molto squadra. E poi, voglio dire, una cosa che ho anche detto in maniera estremamente informale ai dirigenti, insomma, quando abbiamo avuto la possibilità di parlare, l'attaccante, santo Dio, è sempre la stessa cosa. Parliamo sempre della stessa cosa. Iallo, però Iallo per parzialmente, ma in crescita, cioè, nel senso, Iallo servito con un po' più di qualità alle spalle dei difensori avversari,
i gol li potrebbe fare. Per me attaccante è quello che davanti porta segna. Vucevic. Però io, non, io mi ricordo forse due, tre occasioni chiare mangiate da Jallo, no, non di più. Ha sempre dovuto soffrire, correre, sgomitare. Sì, è la collocazione tattica che probabilmente... Ma fa un altro tipo di gioco, non fa il centravanti. Adesso ha iniziato a fare quel lavoro che a lui piace fare, cioè infilarsi dietro la difesa con i palloni a scavalcare di Andrea Anderson, che poi secondo me l'unica possibilità è Andrea Anderson e Javan Anderson. Sì, una bella sorpresa. Io personalmente non condivido Javan Anderson in quella posizione. Vediamo che cosa ha detto invece Christian Bucchi, perché a proposito di aperture della Salernitana, qualche collega ci chiedeva, ma Bucchi, Gregucci non parla prima della partita. A me è venuto da sorridere, cioè, praticamente... Sono, ma non è Gregucci, intendiamoci, no, forse insomma, intendiamoci, non è Gregucci che non parla, cioè, è chiaro che non non c'è una conferenza di presentazione, non c'è stata una conferenza stampa pre-partita, cioè, vabbè. Speriamo che queste aperture possano essere foriere anche di questo, perché il legame, il senso di appartenenza, il pathos si cementano anche con questo. Vediamo e sentiamo Bucchi. Mi aspetto una partita bella, perché oltre ad essere un derby, già di per sé il derby è sempre una partita particolare. Si affrontano due squadre forti. Credo che la Salernitana sia per organico una di quelle squadre che può giocarsi qualcosa di importante fino alla fine. Lo era all'andata, lo è adesso, che ha completato ulteriormente il proprio organico con degli innesti mirati e di qualità. Quindi credo che sarà una partita bella, sarà una partita dall'altissimo tasso agonistico, perché la Salernitana è una squadra molto fisica, molto agonistica, gioca in casa e sicuramente ci terranno a partire forte, a dare un'impronta subito di grande aggressività alla partita. Noi dobbiamo essere bravi a pareggiare tutto questo, quindi dovremmo essere altrettanto fisici, altrettanto intensi nelle nostre giocate, nell'aggressione, nell'aggressività. E poi usare tanta qualità, credo che la qualità in questa partita possa veramente determinare molto. Quindi una partita dura, difficile per entrambe le squadre, ma credo allo stesso tempo bellissima anche data dalla cornice di pubblico da entrambe le parti. Ma è una partita dove loro davanti soprattutto danno pochissimo riferimento, perché Jallo è un giocatore di attacco di profondità che svaria moltissimo. I due Anderson sono due giocatori completamente diversi, perché mentre Javal è un esterno, è un giocatore di gamba che quindi dà pochissimo riferimento, perché è uno che attacca lo spazio, che svaria, magari tende più ad andare sull'esterno, Andre Anderson invece è un giocatore che è bravissimo tecnicamente, è bravissimo nel farsi trovare tra le linee. È un po' il loro regista offensivo, quello che determina molto. Nell'ultimo periodo ha trovato gol, giocate di qualità, e credo che da lì sia iniziato un po' anche il loro percorso, no? All'inizio giocava molto poco, adesso sta giocando, e poi ci sono giocatori, come dicevi tu, che possono determinare. Di Tacchio ha una grande geometria, Minale è un buon giocatore, Casasola sì, ma loro hanno Di Gennaro, hanno Rosina, quindi tanti giocatori di qualità, senza contare appunto i vari Calaiò, insomma tutti i giocatori che non so se dall'inizio o dopo possono con le loro giocate determinare. Dobbiamo essere bravi a non concedere la possibilità di determinare, quindi a limitarli il più possibile, a togliere gli spazi, a soffocare un po' il loro gioco. Quindi sarà da quel punto di vista lì una gara molto dispendiosa e molto accorta, però è nelle nostre corde. E allora, questo era Christian Bucchi. Dovremmo avere in collegamento da Benevento l'amico e collega Massimiliano Mogavero del Sanno Quotidiano. Buonasera Massimiliano, ti abbiamo fatto un po' aspettare perché purtroppo sponda granata, siamo stati presi da mille argomenti di attualità paradossalmente che hanno rubato la scena e il campo per gran parte alla derby, con questi botta e risposta via web, con il blitz dei tifosi. Insomma, è un momento di grande fermento in casa Salernitana. Sponda Sannita invece come si sta preparando, oltre all'esodo verso la Rechi di oltre 1500 tifosi, come si sta preparando il Benevento di Bucchi? Credo sarà un 3-5-2, mi confermi Massimiliano? Sì, buonasera Eugenio, buonasera anche ai tuoi ospiti. Sì, Benevento è stata una vigilia tranquilla,
sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della squadra. Il Benevento arriva a questa partita nelle migliori condizioni, perché reduce da 6 risultati utili consecutivi, sta lentamente recuperando il terreno perso in avvio di stagione rispetto alle due posizioni che valgono la promozione diretta, quindi è in un momento sicuramente positivo. Dal punto di vista della formazione, ti confermo che il Benevento domani sera scenderà in campo con il 3-5-2. C'è ancora qualche dubbio per quanto riguarda gli interpreti, però il grosso della formazione sembra essere fatta, con Montipo tra i pali, Volta, Antei e probabilmente Di Chiara, che è in ballottaggio con Caldirola nella linea difensiva. Sulle fasce invece si giocano Letizia e Sicuro del posto, mentre l'altro se lo giocano in Prota e Maggio, mentre al centro dovrebbero esserci Teglio, Krisetic e Bandinelli. In attacco confermatissima la coppia formata da Insigne e da Massimo Cuore. Ma se erano due flash, a proposito dei ballottaggi, mi giunge voce che anche Buonaiuto è in ballottaggio con Teglio, o questo insomma è più sicuro? Tra centrocampo sono in ballottaggio Buonaiuto, Teglio e Bandinelli, sono in lotta in lizza in tre per le due maglie a disposizione. Io credo che Bucchi possa scegliere Teglio, perché lo ha anche detto in conferenza, si aspetta una partita da Etonia con Istici piuttosto accesi, quindi la soluzione di Teglio, che garantisce un po' di fisicità in più, potrebbe essere quella ideale. E invece come sta vivendo questa vigilia un ex attesissimo e rimpiantissimo a Salerno come Massimo Coda? No, è stata anche per lui una vigilia tranquilla, ci tiene a far bene davanti a quello che è stato il suo pubblico. Tra l'altro domani festeggerà le 100 presenze in Serie B e vuole brindare al meglio anche questo traguardo, che è importante. Riuscire a bagnarlo con un gol sarebbe ancora più importante. Ma se era un'ultima considerazione, però non so se dal parterre c'è qualche curiosità nei tuoi confronti da chiedere. Bucchi in conferenza stampa, l'abbiamo sentito poco prima del tuo collegamento, insomma, tesseva le lodi della Salernitana, è la classica, insomma, sono le classiche frasi prepartita riferite all'avversario di turno, o davvero Bucchi teme la Salernitana? No, io sono convinto che Bucchi teme la Salernitana, perché del resto è una squadra che dal punto di vista individuale può competere per un posto nei playoff. Domani chiaramente probabilmente la Salernitana si trova di fronte a un bivio, quindi è anche per questo che Bucchi si aspetta una partita ancora più complicata. Quindi credo che le sue siano parole sincere, e chiaramente anche che fanno anche da stimolo alla squadra, che è chiamata a superare un esame severo. Però del resto da qui alla fine della stagione ce ne saranno tanti, specialmente per una squadra che vuole puntare al massimo, deve essere in grado di superare anche queste battaglie più dure, almeno sulla carta. Grazie a Massimiliano Mogavero del Sanno Quotidiano, noi ci vediamo domani sera allo Stadio Arechi. Grazie Massimiliano Mogavero, grazie ai nostri ospiti, tantissimi messaggi. Granato 87, caro assessore, ma vogliamo trovare una soluzione sul problema traffico all'Arechi, può essere che per 50 persone si chiudono strade metropolitane causando un ingorgo lato mare, altro che Serie A, ma ve le immaginate partite con il Napoli con questo piano traffico? Io devo aggiungere però che in questo caso il piano traffico è un piano sicurezza nella stragrande maggioranza dei casi, quando ci sono le chiusure di metropolitane, alle volte eccessive, penso insomma alla partita, non so, con lo Spezia forse, Mauro, ricordo, sì, una partita che credo che anche domani sarà chiusa la metropolitana, nonostante insomma non ci siano grosse frizioni con però ci sono 1500 persone, quindi probabilmente il traffico proprio sarà bloccato in modo tale le disposizioni che di sicurezza proprio, ma no? Lì credo che voi siate vincolati alle disposizioni. Noi siamo vincolati. Io ho partecipato più di una volta al DOS. Al di là delle, a volte sembrano davvero esagerate le norme. Voglio dire che poi Salernitana in tella a volte cambia poco, purtroppo. Bisogna soggiacere a queste disposizioni. Effettivamente ha ragione perché poi diventa complicato, diventa veramente un imbuto. Andare allo stadio, soprattutto nelle partite di cartello. Ma le norme sono queste e ahimè, o per fortuna, devono essere rispettate. Ormai c'è un quadro normativo abbastanza chiuso su questi argomenti, sì. Quindi
così se ci pare, se non ci pare è così lo stesso, voglio dire, non, la questura non fa sconti ed è giusto che sia così, che poi a volte anche troppa prevenzione riesce quantomeno ad evitare che certe cose accadano. Quest'anno mi pare che ci siamo andati proprio tranquilli fino ad ora, spero che fino alla fine del campionato si vada avanti così. E sul così è, se vi pare, insomma, di pirandelliana memoria, credo che possiamo chiuderla. Io ringrazio per la disponibilità, per la cortesia, l'assessore allo sport Angelo Caramanno, con l'augurio e l'auspicio, insomma, di poterti ritrovare su queste tribune in momenti sicuramente meno effervescenti o forse più effervescenti, ma solo per l'euforia. Io dico soltanto una cosa, visto cosa ha detto il giornalista di Benevento, la sanità, Bucchi teme le individualità, non teme la squadra. Noi dobbiamo fare la squadra, è in campo, è fuori, e poi ci dobbiamo mettere tutti quanti la faccia. Importante, le istituzioni, la società anche, è opportuno che scenda in campo al di là del dettato normativo, mettendoci la faccia, perché poi i tifosi della sanità sono persone per bene e probabilmente al di là dei social, guardandosi negli occhi, certe dinamiche sono più chiare, forse ci si chiarisce anche di più. È importante stare in mezzo alla gente, in mezzo alla strada e metterci la faccia, sempre. La faccia ce la mette, sembrava, somigliava addirittura a Massimiliano Mogavero, sembrava il fratello. Non gli volete bene, se non è Mogavero, se dite questa cosa. Gli faremo mettere la barba, così farà. Non pensavo fosse Mogavero con la barba, lui. Questo è partito dall'assessore, eh. Però, insomma, c'è un momento anche di hilarità. Di goliardia. Di goliardia. Allora io ne approfittiamo. Ecco, vai, giustamente. È il tuo momento. Ancora faccio un manifesto. Vai col manifesto. Una carrambata così. Aspetta, eccolo qui. E aspettiamo domenica al Teatro delle Arti 18:30, tanto la Serena vince domani, Sanremo che ci interessa, chi vince domenica vinciamo noi. Ciao a tutti, grazie. Grazie a Chicco Paglionico, grazie a Angelo Caramanno, grazie a voi. Grazie a te. Grazie a Mauro Mazzarella. Per la giacca. Ovviamente. Grazie a Mauro Mazzarella di Salernitana. Grazie a voi, alla prossima. L'appuntamento con Amici Granata giovedì prossimo, puntuale alle 20:30, sempre su TV Oggi Salerno, solido, classico, tradizionale. Ciao! Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.